L'artista esistenzialista, buonasera a tutti, un gruppetto di poesie. Amore, gronda lacrime rosa pale tra le crepe oblique di uno specchio antico, soffia un vento maschio che spezza per d'ogni le sere lucide, impedisce a quei virgini petali scarlatti di planar tra quei gelidi fili d'erba mattutina. Veggo quegli esuli petali, infrangersi a un polveroso suolo senza proferir parola alcuna. Scorrono fragili uccelletti inquieti con un unico intento, ridonar vita ove mera vita più non c'è. Bevo purpureo vino corposo per assaporare le difficoltà strutturate che la vita quotidianamente ci presenta. Leggo un buon libro guardandolo con gli occhi dell'anima, come se guardassi me stesso nudo di fronte al mondo, assaporo gli schiaffi della vita e li accartoccio in tasca fino a farne riflessione costante. Ma chi ha detto che l'amore è femmina? Ma il vero amore conosce le nostre sofferenze recondite. Qui un po' un parlare dell'amore, delle sofferenze dell'amore, del nesso che ha l'amore. E c'erano queste lacrime saline, lacrime sofferenziali. Ecco, parlo di lacrime rosa pallido, fondamentalmente perché è un rosa che è un pochettino più tenue, un qualche cosa di delicato, amabile. E quindi soprattutto c'è queste lacrime, le vedi tra le crepe oblique, zone oblique, quindi queste zone dove ci sono delle crepature fondamentalmente di uno specchio antico, un po' un riguardarsi allo specchio, guardarsi il proprio passato e da quel passato prendere atto su ciò che si è vissuto. C'è questo vento, un vento portentoso, tumultuoso, volitivo, maschio, che non fa altro che, diciamo, in modo abbastanza impetuoso, spezzare questi steli lucidi e verdognoli, un verde acido, un verde molto molto chiaro. E impedisce soprattutto questo vento fortuito, diciamo, tumultuoso, di spessore, a questi petali scarlatti, petali di rosa, di un po' gironzolare, tranquilli, rilassati o quant'altro, di planare, diciamo, tra i fili d'erba mattutina. Ecco, sono questi petali di rosa, ogni qualvolta, diciamo, questo stelo si schianta al suolo, soffre il tremolo, schiantandosi, schizza via i petali di rosa, poi chiaramente non possono cadere, diciamo, a che fare, non possono avere a che fare con questi, per certi versi, gelidi fili d'erba mattutina, gelidi fili d'erba mattutina. Perché? Perché poi lì cristallizzerebbero, non avrebbero più un nesso dopo quell'effluvio amoroso e quant'altro. Però poi successivamente li vedi in pratica infrangersi, sbattere su questo suolo, un suolo polveroso, un po' come i peccati che ci portiamo dentro, senza proferire parola alcuna. Chiaramente quando fai un peccato lo noti a distanza di tempo, non è che a primo acchito, mentre tu commetti un peccato, un errore di valutazione, tendenzialmente sei consapevole, puoi anche esserlo, ma non credo totalmente. Comunque non lo vivi con quella enorme amarezza. In genere il vino corposo, il vino purpureo, quello diciamo verace, lo bevi tendenzialmente percepire in modo sottile, amabilissimo e quant'altro, quelle che sono anche le piacevolezze del momento, anche per assaporare tutte le difficoltà strutturate che la vita quotidiana ci presenta. Ecco, tendenzialmente un po' bere un po' di vino, avere qualche esperienza, vivere le, diciamo, piacevolezze, le gradevolezze della vita, quando poi ci sono anche quotidianamente tante difficoltà strutturate. Leggi un buon libro con gli occhi dell'anima, quindi aperto al mondo esterno senza che ci sia giudizio alcuno. Col giudizio non puoi andare lontano. È un po' come guardare se stessi nudi di fronte al mondo. Ecco, sì, non ha senso alcuno il discorso legato al giudizio. Gli schiaffi della vita fanno male, ma li assapori, ne prendi atto.
li tiene accartocciati in tasca quelle esperienze fino a farne riflessioni profonde e costanti nel tempo, quelle che oggi probabilmente a queste età ti permettono di avere una maturazione. Il vero amore conosce le sofferenze recondite, le sofferenze raccolte? Non lo so, so semplicemente che per amore è bello anche soffrire. Om. Veggo, stille di stella, riga, sovrano, statico, letto di cielo riflessivo, si intrecciano le rose radici di madre quercia tra una vegetazione spontanea che boccheggia. Un brusio lento accarezza un vuoto sibillino e la mente vaga chissà dove. Gli occhi dell'anima vedono al di là della montagna tra le pareti scoscese che piomba nei meandri di briose gole profonde. Rallenti il battito cardiaco dell'anima eterea che si stacca dal corpo fisico, si abbassa la temperatura corporea, la respirazione è appena percettibile. Una luce fioca, sgraviglia, un esile stoppino fino a baciar cruda un robusto cielo bianco sporco. Sbocciano amorevoli fiori di loto tra le mani giunte, mentre il corpo astrale danza tra giardini in fiore. L'om è la cassa madre del nostro organismo. È un po' l'esperienza avuta dai 21 anni in poi, l'om, quindi lo yoga, la meditazione trascendentale, l'om, la cassa di risonanza mantrica del nostro io più profondo, no? E quindi c'è questa preghiera, questa introspezione, questa centratura, il radicamento c'è questo cielo che è un cielo, un traslato emotivo particolare, un cielo riflessivo, attentivo. E quindi noti queste stille di stelle che si muovono sovrane in questo cielo azzurrognolo. Si intrecciano le radici nodose di madre quercia. Ecco, lì nasce la vita. Immaginate quello che è la nodosità delle radici della quercia che poi rinascono nuova vita, si radicano continuamente tra di loro, si intrecciano e creano madre quercia. Quella è la vita. Quindi tra una vegetazione spontanea che boccheggia, qui nasce nuova vita e lentamente, con un brusio lento che accarezza il vuoto sibillino, molto molto bello, quindi c'è il brusio lento, taciturno, sottaciuto, amabilissimo, che accarezza il vuoto, che è un vuoto un po' sibillino, frivolo, acuto, la mente vaga verso spazi incontaminati, gli occhi dell'anima vanno oltre, vedono al di là della montagna, tra quelle che sono le pareti scoscese che piomban poi nelle gole profonde. Il battito cardiaco, quindi c'è bradicardia, c'è un rallentamento, l'anima eterica si stacca dal corpo fisico e vaga un po' dappertutto. Quindi, respirazione, scusatemi, appena percettibile, abbiate pazienza, un po' di stanchezza, e la temperatura corporea un po' si abbassa, ma diciamo al di sotto dei 37, anche sui 35 gradi, una luce fioca tendenzialmente si aggroviglia a quello che è lo stoppino acceso di questo cielo bianco sporco, e quindi è un po' attraverso la preghiera come se sbocciasse il fiore di loto tra le mani giunte, quindi e c'è il corpo astrale, l'anima eterica che danza tra i giardini in fiore, quindi questa visione che è spettacolare, magnifica e quindi molto molto bello. Casanova scivola ben augurato un pennino, maestro, tra l'inchiostro di ghino uno sventurato foglio grezzo, la fiamma eterna di una lampada olio tiene accese le sue amorevoli notti insonni. So di lontano il titinio di taci scontri a fronti tra le gendarme papali, il grande amatore. Brindano quelle lucenti sciabole fiere tra le gondole ciondolanti, danzano una velata lussuria tra eretici convinti e fornicatori compiaciuti. Gli occhi suoi sono soltanto per Francesco Bruni e nulla più, una policroma mongolfiera dei nobili tessuti intrecciati, li accompagna lontano da un mondo bigotto e arrivisti, il suo amore folle galleggia tra quelle schiumose rive. Ma davvero l'amore si nobilita con gli anni? Casanova, si parla della Casanova, il principe tra gli amori, e quindi c'è questo pennino che si muove, repentino, ben augurato in prospettiva futura, con un inchiostro di china, maestro, e questo foglio sventurato, grezzo, un po' tutte le donne che lui ha avuto. La fiamma tenue di questa lampada olio che gironzola di stanza in stanza continuamente e rende, diciamo, immaginifica queste amabili, amorevoli notti insonni.
scontri e affronti continui tra le gendarmi e papale, il grande amatore, perciò che non va, il fornicatore, attento, eterno, quindi sciabole lucenti che si muovono repentine tra le gondole danzanti, e laddove la velata, una rossura velata, nascosta, la noti, diciamo, palese tra, ripeto, i convinti eretici e i compiaciuti fornicatori. Ma gli occhi suoi alla fine sono soltanto per Francesca Bruni, ecco Francesca Bruni che scapperà lontano su una policroma mongolfiera, da questi tessuti damascati, nobili, intrecciati, e quindi lontano, loro andranno lontano, vorranno andare lontano da questo mondo, che è un mondo a rivista bigotto. Il loro amore è un amore eterno, è un amore spettacolare, magnifico, immaginifico, galleggia quelle schiumose rive di quel fiume eterno, e effettivamente l'amore si nobilita con gli anni, credo nel qual tal caso proprio di sì. Questa è introspezione. Sospiri ad attimi ispirati, ne prendiamo tre anche di qua. Tamo e t'odio. Tamo e t'odio perché il tuo occhio mette in imbarazzo tutto ciò che mi circonda. Tamo e t'odio perché rimango aggrappato a un letto di cielo condividendone meno di nulla. Tamo e t'odio quando le mie tremule mani stringono un ciuffo d'erba tenera e lo innaffiano di un sano pianto giovanile. Tamo e t'odio quando non so chi sei. Tamo e t'odio perché mi hai reso schiavo di peccati eterni. Tamo e t'odio quando il sudore acre imbratta il mio cristallino innocente e non mi permette più di vedere. Tamo e t'odio perché mi hai crocifisso prima che un tempo acerbo divenisse vivo e presente. Tamo e t'odio quando i miei più intimi segreti scricchiolano come friabi, vafero alla nocciola. Signori, spettacolare. Tamo e t'odio è un po' un dire: ok, ci sono e non ci sono, vivo e muoio. Ecco, tamo e t'odio, così come t'ho tanto amato, t'ho tanto odiato. Entrambi sono dei sentimenti, sia che t'amo, sia che t'odio. Tamo e t'odio perché? Perché mi hai messo in imbarazzo di fronte a tutti, perché sono rimasto aggrappato per anni a questo letto di cielo, mi si è strappato e sono caduto un po' tra le polverose spire del peccato, fatemi fare il poeta, ecco, condividendo meno di nulla, quindi ti ritrovi alla fin fine con un pugno di mosche in mano. Tamo e t'odio perché ho visto le mie mani tremule, insicure, a tratti anche parsimoniose, stringere, soffrendo, ciuffi d'erba tenera che mi si spezzavano in mano con la sofferenza che avevo dentro. E venivano innaffiati in modo, diciamo, acerrimo, perpetrato nel tempo. Da questo pianto, sano pianto giovanile. Alla fine tomo e t'odio perché ancora non ho capito chi sei, non ti ho compreso appieno, non ti comprendo, non ti capisco. Tomo e t'odio perché mi hai reso schiavo di peccati eterni. Mi hai donato l'amore e poi mi hai strappato il cuore. In 10 millisecondi. Tamo e t'odio perché il sudore acre non fa altro che imbrattarmi il cristallino, brucia tutto, mi brucia l'anima, il cuore, sto male. Questo cristallino è un cristallino innocente, è il mio essere innocente e io non posso vedere andare oltre, dato che questo cristallino viene offuscato da questo sudore acre che sono le tue, diciamo, ingiurie, bestemmie, offese continue. Tamo e t'odio perché mi hai crocifisso prima del tempo, sì, perché questo diniego amoroso mi ha ucciso dentro. Perché ho vissuto un terbo acerbo, un tempo che è stato acerbo, vivo e presente, ma sempre più acerbo, acrilico, asfittico. Tamo e t'odio soltanto quando i miei più intimi segreti, quelli che portavo dentro, si frantumavano all'eterico contatto come friabili wafer alla nocciola. A mia madre. Sibilano frammenti di parole al vetriolo che scheggiano muramiche, la coperta le cinge il capo, brandelli di pensieri giornalieri affogano lungo il morbido ventre un cuscino assopito, grondano mille stilli di anime perdute dinanzi ad un pronunciato a naso aquilino. Mentre danza un audace chioma castano chiaro incollato a un cristallo opaco, memoria dei tempi trascorsi. 50 passerotti volteggiano accanto a un ampio prato verde costellato di margheritoni e fiori di trifoglio. Ondeggiano, teneri, steli, verdognoli, negli occhi inquieti un cielo grigio antracito, l'orgoglio in cima a una montagna aspetta che si schiuda il suo guscio grezzo.
Uno splendido cigno bianco mostra le sue eleganti linee, figlie di un insolito piumaggio, inarcando le sue grandi ali. Il bello e il brutto di un rapporto, diciamo, angustiato con una madre, di un rapporto che è fatto di probabilmente odio, amore, tra tante difficoltà contingenti negli anni, e sono tante parole, frammenti di parole, parole mai dette, altre sono parole al vetriolo, parole ricche di spine, con poche rose e tante spine, che non fanno altro che scheggiare queste mura amiche. Sono muri scheggiati, muri frantumati. E la coperta le cinge in capo, le copre il capo. Poi segni di protezione, brandelli di pensieri, tanti pensieri un po' mi gironzano per la testa e stanno lì a frullare una serie di, diciamo, pensieri in questo cuscino. Là si assopiscono una miriade di pensieri. Grondano stille di anima perduta, quindi vengono sputati pezzi di anima e pezzi di sofferenza, tanta sofferenza, anima perduta in mezzo a questo naso aquilino, naso pronunciato, è lì che sono tante difficoltà contingenti. E questa danza, questa chioma audace, castano chiaro, la sua, a questo cristallino, un cristallino opaco. Memoria dei tempi trascorsi, cristallino opaco per la morte di mio padre sicuramente, e quindi non più la donna di una volta per mille problematiche annesse e connesse. Senti, ci mandare i passerotti, e quindi c'è la piacevolezza, l'amor fluido, fluente, costante, e accanto a questo prato verde, verdeggiata, costellato da tante gioie, margheritone e trifogli. Teneri steli verdognoli, però tra gli occhi inquieti di un cielo grigio antracisi. La sofferenza, quindi la piacevolezza del momento catartico di un incontro, magari tante altre problematiche contingenti nel tempo, a tanti scontri e affronti, per una mancanza di condivisione su tante situazioni, rapporti, diciamo, dettati da caratteri troppo simili, troppo angusti, troppo inquieti, spigolosi, quindi c'è questo cielo, il cielo tumultuoso, grigio antracite. L'orgoglio che spesso e volentieri di entrambi è in cima a una montagna ed aspetta che si spacchi, si apra, si schiuda finalmente il suo guscio grezzo. Ecco, chi è che prima, per prima telefona, dice ho sbagliato, ho commesso un errore? È duro. C'è un cigno bianco che mostra le sue linee eleganti, una madre, un cigno bianco dalle eleganti linee morbide, un piumaggio amabilissimo, insolito piumaggio, che inarca le ali e vola via verso altri lidi quando poi non si condividono tante cose. Chiudiamo, incomprensioni. Affogano segmenti di vita, tra quelle noiose ferite contemporanee, la voce del passato ama spesso denudarsi di suoi taciti preconcetti. Sogno puri amari che battono continuamente al petto di un passato morato vivo, accolgo sorrisi eterni e lanuginosi baffi maturi che danzano, fieri, dietro un bancone frigorifero a acciai lucidi. Accartoccio le mune acerbe e dei loro seni, vedo scorrere vivido plasma scarlatto, prego per le attuali generazioni e spesso opporre dei loro repentini cambiamenti di umore. Boccheggio. Un rosato labbro vittima di incomprensioni corpulente. La notte si cambia d'abito dopo aver indossato tacchi e spillo di puro cristallo Swarovski. Quante incomprensioni abbiamo con i genitori, con i figli, con chi abbiamo voluto bene, con chi abbiamo amato, eccetera, eccetera. Ci sono troppe ferite contemporanee, troppe ferite, diciamo, attuali, contemporanee, canoniche, classiche, perché ci sono anche la voce del, c'è anche la voce del peccato che ti bombarda il cervello, il peccato che spesso e volentieri quando sei aperto veramente hai compreso che quelle esperienze ti ha dato modo di crescere, migliorarti e quant'altro, mi sono concesso. Ecco che la voce del peccato, appunto quella grigia
diciamo, Vocina Sibillina si denuda dei suoi taciti preconcetti. Quando il nostro animo si denuda dei taciti preconcetti, viviamo tutto, anche il peccato, ammesso non concesso, in modo diverso. Sappiamo che quell'esperienza, quella non tante altre, quella nello specifico, è quella che ci permette in quel momento di andare oltre, di crescere, diventa un trade union fra varie situazioni che ti possono, ripeto, aprire la mente. I pugni amari battono al petto di un passato murato vivo. Sì, perché è bella questa metafora. Il passato murato vivo per tutte le volte che sei stato offeso, diciamo, giudicato, spergiuri e quant'altro. E quindi lì sono i pugni che battono al petto, il mea culpa. Per non essere stato magari il figlio che tanti volevano, vale per un po' per ognuno di noi, perché bisogna essere persone serie, perché non bisogna avere i capelli lunghi, perché non bisogna avere gli orecchini, bla bla bla, eccetera, eccetera. Le tradizioni delle volte ci inchiodano sulla croce, ci fanno come se fossimo murati vivi e quindi non respiriamo. E quindi ci sono quei lanuginosi baffi maturi, che erano quelli di mio padre, che li vedi danzar fieri, nonostante dopo tanti anni della sua morte, vicino, dietro, fate voi, è un bancone frigorifero a cielo lucido. C'è questa immagine di questa persona che sorride. Quindi sorrisi eterni, sorride che mio padre sorrideva sempre, vicino a questo bancone frigorifero acciaio lucido. E a cartoccio, quindi questi limoni acerbi, la sofferenza, l'amarognolo del limone, e lì spremendo questi limoni, scusate, un po' le sofferenze del passato, vedi che scorre. Vivace, vivido, plasma scarlatto, un po' le sofferenze, diciamo, atipiche del passato. Preghi per le generazioni future, quindi per le generazioni attuali, nel qual tal caso era il discorso di ieri, ma è complicato e duro, perché c'è la paura che loro possano, diciamo, non riuscire ad andare oltre, per quanto riguarda il discorso di crescita personale. E ci sono tanti cambiamenti di umore, soprattutto anche dei giovani di oggi. Parliamo di lui, ma anche di loro, e soprattutto tanti labbri rosati boccheggiano continuamente perché rimangono, sono e rimangono vittime di incomprensioni corpulente. Spesso e volentieri pretendiamo forse anche tanto dai giovani. Questi giovani però hanno avuto, diciamo, una madre a livello etico-educativa, metaforicamente parlando, non madre fisica, madre, diciamo, la madre degli insegnamenti. Siamo stati noi, quarantenni, cinquantenni, bravi a dargli una mano, ad aiutarli in momenti di difficoltà. Gli abbiamo detto forse troppi sì, non li abbiamo aiutati, in certi momenti dovevamo farli camminare con i loro piedi, bla 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 bla. E quindi incomprensioni corpulenti, che sono quelli che non danno un diktat per migliorare i rapporti tra le famiglie, chiaramente in questo stato di cose frantumano quei rapporti perché ci si sente incompresi in modo corpulento. La notte spesso e volentieri si cambia d'abito. Quando è che si cambia d'abito? Si cambia d'abito quando probabilmente vuole un cambiamento, quando si stanca di fare sempre le stesse cose, la classica minestra scaldata, bla 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 bla, e indossa taschi a spillo di cristallo Swarovski particolare. Cioè quella brava ragazza, quella persona, chi di noi magari è sempre lo stesso, si rompe i coglioni e quindi vuole cambiare. Non vuole stare più giacca e cravatta, preferisce magari il completo in pelle o la zebra o il pitone, fate voi. E quindi tendenzialmente dal giubbino alla gonna in jeans si passa ai tacchi a spillo, anche rosso fuoco, dai, di cristallo Swarovski. Quindi un cambiamento totalitario che è quello che per molti crea incomprensione. Ma incomprensioni su cose, se poi questi cambiamenti sono figli di madre natura, perché poi ognuno di noi vive di momenti mutamenti, abbiamo detto spesso e volentieri sono questi cambiamenti che fanno parte di una crescita.
Quindi ha poco senso, diciamo, vivere di profonde archiviazioni emozionali. Io credo che non dobbiamo archiviare un bel niente, dobbiamo essere noi stessi e quindi ampliare quello spazio dentro di noi, non archiviarlo, ma tenerlo aperto a un bel po' di gradi. E proprio perché attraverso quell'apertura mentale, emozionale, profonda e spirituale possiamo comunque poi dare a noi stessi modo di crescere, di migliorarci a livello intimistico, a livello introspettivo e quant'altro. Questo lo diciamo per chi non si fosse ricordato. Sospiri, attimi ispirati, un libro di poesia, mentre l'altro l'abbiamo già detto. Introspezione, altro libro di poesia, tanto in tanto, tre poesie per ciascuno e vi auguro buonanotte. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.